그뭐그한국의연극이나이거는그히랍그히디극을많이다루고있고요제가알기로는특히이제오이디푸스컴플렉스라든지이런것들은많이이제있는데저는그런연극이나아니면그런그오이디푸스컴플렉스나뭐이런그에대해서사실뭐자세히알고있지못해요저개인적으로는그래서이영화를보면그연관성을많이질문하는데저개인적으로는그거하고는당연히없고요저스스로그사회를살면서특히한국사회안에서제가느끼는어떤성에 관련된관념들그리고 그거에대한어떤그보편적인생각들로부터이영화를생각해낸것같아요그래서그연계성은저개인적으로는뭐잘모르는것같아요In Inghilterra e in altri paesi occidentali so che ci sono moltissimi film che hanno questi argomenti, che parlano e trattano di questi argomenti, il complesso di Edipo e tanti altri argomenti. Io devo dire che in realtà non sono neanche molto avvezzo a queste storie, non le conosco molto bene. Ho semplicemente quello che ho cercato di fare in questo film, che ho voluto fare in questo film, è partire dai concetti sul sesso che esistono all'interno della società coreana e li ho sviluppati e quindi li ho poi ovviamente sviluppati e portati no, alle estreme conseguenze, ma non ho assolutamente nessun tipo di debito culturale nei confronti di questo tipo di argomenti come il complesso di Edipo, come altri soggetti della tragedia greca. Prego. 제영화들이이제그대사는최대한이제그자제하는편이고요그저기뭐섬이라든지나쁜남자뭐봄여름가을겨울뭐이런영화들을1년을통해서대사가없는거는많이알려져있는사실이고메듀스같은경우는특히나이제전체적인조연단역조차이제대사가없어서약간이제더어떻게보면은줄거리를전달하는데더영상을집중해서봐야되는그런편인것같아요근데지금질문이이제음악에대한질문이시죠그러니까제영화저아까부터지금까지음악은일단제영화의음악은그행복한음악은거의없고요아약간그슬픈음악더나아가서종교적인음악들이거의지배했던것같아요지금이전에피에타도마찬가지고지금도메비우스도이제음악작곡가에게제가부탁드린거는조금그종교적인음악을좀부탁을드렸고그것이저한테는제영화에는맞는그정서인것같아요Sì, come lei ha già detto e come ha risaputo, il dialogo nel mio film è sempre limitato e dai primi film fino ad oggi, fino a Moebius in particolare, è un po' una variazione sul tema di tipo estremo perché ho tolto completamente tutti quanti i dialoghi, ho raccontato la storia del film senza l'uso di parole. La sua domanda però verte sulla musica. Devo dire che la mia musica, cioè il leitmotiv, diciamo, il punto di collegamento di tutte le musiche dei miei film è un punto di collegamento che trascende dalle musiche felici, cioè non ci sono musiche felici nei miei film, ci sono, se vogliamo, insomma, ci sono, se posso permettermi, ci sono musiche piuttosto tristi, oppure di tipo religioso, che creino quindi questa atmosfera di sacralità, no? Di religiosità. In particolare al compositore delle musiche di Moebius ho chiesto proprio di pensare nel lavoro di composizione a una musica di argomento religioso che desse questa atmosfera un pochino più sacra, un pochino più raccolta e in qualche momento solenne insomma, nella colonna sonora. Prego. 개인적으로이번역할을준비할때이엄마여자분도통틀어봤을때
남자에 대한 복수심을 갖고 있다고 생각을 했어요. 그리고 그 중심에 있는 애정 결핍이 있었고, 또 그 안에 들여다보면 욕망이라는 것이, 사랑받고자 하는 욕망이 있었어요. 그래서 저는 이 두 여성을 그런 한 덩어리로 봤고, 감독님께서도 그렇게 말씀해 주셨고, 그렇게 준비를 해 나갔습니다. Per quanto riguarda il mio ruolo di madre, no, di moglie e madre, io ricopro appunto questi due ruoli, sono la madre della, no, del ragazzo e la moglie del marito verso cui mi voglio vendicare, perché è un marito che mi tradisce, ma sono anche una donna che vuole amore, vuole ricevere amore dal proprio marito, no? che ama. E quindi diciamo che ho pensato a queste due, soprattutto a queste due grandi, questi due grandi filoni di, no? di concettuali per prepararmi a questo. Questo difficile compito, a questa difficile recitazione. E poi ovviamente c'è stato il grande aiuto ricevuto dal regista, con cui abbiamo discusso molto e che mi ha aiutato a capire meglio come avrei potuto dare il massimo della recitazione. Sono... 이 시나리오를 봤을 때 제가 이 아들 역할을 정말 잘할 수 있을까, 연기를 이 아들에 대해서 정말 잘 알고 있나 이런 걸 굉장히 고민 많이 했거든요. 근데 감독님께서 많이 도와주신 것 같아요. 제가 힘들 때나 촬영장에서 먼저 말씀 걸어주시고 이렇게 하면 된다, 이렇게 안 된다 그런 말씀하셔서 재밌게 촬영을 했던 것 같아요. Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura, ovviamente ho avuto grossi dubbi sulle mie capacità di riuscire a, no, a gestire questo ruolo e a interpretarlo nella maniera più giusta. Ho ovviamente ricevuto un grandissimo aiuto dal regista, che addirittura nelle scene più difficili mi suggeriva, mi diceva come fare, cioè se fai in questo modo, dicevo, fai in questo modo, insomma, quindi mi ha consigliato, mi ha guidato passo passo e alla fine credo, insomma, di essere riuscito nel